dico che più che parlare sul mio libro vorrei un attimo entrare, proprio un attimo, però forse c'è utile, in questi 540 kg di rifiuti nel bidone del Rusco, così diciamo una nuova parola locale, cioè della spazzatura. Adesso io non so se Bologna è un po' sopra o un po' sotto la media, però quando lo apriamo scopriamo la nostra identità. Fatelo, è un esercizio che faccio quasi quotidianamente, perché vedo me stesso, tra l'altro c'è anche qualcun altro che ci guarda e che capisce e che stima e che prevede, che ci induce poi ad aumentare questa massa, anche perché, come sapete, poi cosa si fa di questi rifiuti? Si termovalorizzano. È bella questa parola, no? È termo, caldo. Termo, qui a Bologna si dice il termo, riscaldamento, no? Valorizzazione. Non si poteva trovare una parola migliore per però fare riferimento a cosa? All'inceneritore, che significa cenere, polvere, inquinamento. Anzi, è forse più cattivo quell'inquinamento, perché è concentrato e le particelle sono più piccole, quindi penetrano meglio. Allora, sapete cosa c'è lì dentro, dopo che avete riempito il carrello dei vostri bisogni finiti, desideri infiniti? Ma quando dico vostro, non dico i vostri, di tutti noi, insomma. Io però da un po' di tempo che lo dico e ormai ho un mantra dentro di me: io vado a fare la spesa come tutti, una volta alla settimana, perché non riesco ad andare come vorrebbe il nostro amico Petrini, ogni giorno un mercato contadino possibilmente diverso e magari comparare anche i prezzi, però devi fare di professione. Io lavoro, per fortuna, e quindi vado una volta alla settimana, però ho le mie 10 cose, ed è un esercizio difficilissimo, e devono essere quelle, perché poi, e poi guardo alla mia altezza, ma guardo anche molto in basso, guardo anche molto in alto, non è che ci arrivi benissimo, perché poi quello che ha la mia altezza costa di più generalmente. E poi vado sempre a stomaco pieno, perché se vai a stomaco vuoto è la fine. Scusate, vi ho dato qualche piccolo consiglio, ma mi scrivo nei modi e ormai sono diventato un esperto. Il mio prossimo libro sarà di cucina. Beh, allora, come arrivate a casa, voi subito in quel bidone del Rusco buttate via il 20% di quella sessione, se è imballaggio. Cioè uno già scarta quello che ha preso, è importante l'imballaggio, sia chiaro, che preserva, conserva, aiuta al trasporto, non abbiamo esagerato. E poi la cosa, e questo è un po' il mio campo di ricerca, essendo praticamente uno sprecologo, cioè io ho visto, e il dato è un po' medio, che un quarto, un terzo di quello che noi troviamo dentro, oltre a tutto il rifiutato per davvero, con tutti i problemi che comporta nella sua distruzione e gli effetti, è ancora buono. O è consumabile o è utilizzabile. Quindi questo sistema aberrante da un certo punto di vista in realtà è costruito su ciò che gettiamo via. Ma un conto è il rifiuto, è bello l'italiano, perché ti permette di distinguere, non come inglese, tutto è waste. E infatti gli inglesi, adesso non è per dire, hanno anche poca fantasia, ma perché il linguaggio, la storia, la cultura non gli aiuta. E noi abbiamo una differenza sostanziale fra rifiuto, rifiutare, sprecare, perché rifiutare è qualcosa che tu esaurisci, poi parliamo dell'imballaggio, parliamo cosa rimane, come lo smaltisci. Lo spreco invece è qualcosa che tu in realtà getti via, ma che ancora ha una vita o avrebbe una vita. Noi stiamo uccidendo qualcosa in realtà noi stessi e non ce ne rendiamo conto. Questo quarto terzo lo gettiamo via perché lo dobbiamo sostituire, oppure perché gli diamo poco valore, mai detto del cibo. E io lo sto guardando, studiando da tempo, ma noi non abbiamo capito, perché gli economisti, poveretti, ci sarà anche la sezione economia. L'unica cosa che dovete comprare sono i libri, a parte della sezione economia, dove secondo me, diciamo, non c'è un grande aggiornamento, perché non ci fanno capire più la differenza fra valore e prezzo a costo. Tutto deve avere un costo, un prezzo, ma c'è valore che è qualcosa di diverso. Il cibo ha valore. Ha valore per noi anche, non solo per il nostro portafoglio, ma anche per la nostra salute, per la salute poi di tutti gli altri, forse per il portafoglio dell'agricoltore, come dice qualcuno, del contadino. Allora, noi abbiamo perso dei riferimenti, questo è il punto. E l'economia, così vengo un po' ai colori, è una scienza in realtà triste. È una scienza, ma è triste, così si definiscono gli economisti. Ma da 200 anni, e le cose che stiamo raccontando io e Luca, è da 200 anni il punto che si sanno. Cioè il limite ecologico
del nostro pianeta è noto da prima di Marx. Adesso non vi faccio le citazioni perché non è questa una conferenza scientifica, ma solo per dirvi che non stiamo raccontando una storiellina che ci siamo inventati io e lui, ma perché ci sono delle evidenze, come dicono gli scienziati, empiriche, che ti dicono, è una legge fisica, se le risorse naturali sono limitate, il suolo, è vero che è rinnovabile, ci vuole però un po' di tempo e lo devi trattare in un certo modo. Se ci metti sopra il cemento, il soil sealing si chiama, cioè l'acqua poi ci va sopra e non scende più. L'acqua è una risorsa locale rinnovabile, tutti ci ricordiamo il ciclo sul sussidiario, la nuvoletta, la pioggia, la falda. Noi l'abbiamo alterato da qualche parte. E l'energia, non parlo di quella non rinnovabile, quella rinnovabile. Allora, questo limite è fisico, ci sono due principi, la termodinamica, nota da tempo, se le risorse naturali sono limitate, dunque anche i consumi materiali, ma ci fermiamo solo a quelli, materiali, il libro non è un consumo materiale, è cultura, la ricerca, l'istruzione, no, quello possiamo anche andare oltre i limiti, non ce ne sono in realtà, è lì che dovremmo investire, è lì che dovremmo crescere. Io userei la parola, anzi il verbo crescere, soltanto per questi consumi. Per quelli materiali, noi, cioè è inutile, adesso sarà domani, sarà dopodomani, sarà fra 10 anni, cioè, ma questo c'è, ecco, non ha importanza, solo che se non cominci da qualche parte e in qualche momento, cioè è inutile che ce la raccontiamo. Però la vera sfida, sapete qual è? Sono due. La prima, e siccome siamo in tanti a dirlo, e se voi siete qui adesso, questo è il problema poi di fondo, secondo me siete abbastanza assonanti, siete curiosi, lo sapete, magari siete anche più avanti, ma c'è tutta l'altro 99,999% di Bologna, adesso magari qualcuno lavora, che però non è interessato, poi se andiamo oltre ancora di più, cioè che quando critichiamo un sistema come adesso stiamo facendo in realtà, in modo direi costruttivo, poi verremo anche a delle soluzioni pratiche, credo che sia giusto affrontare, al di là dei consigli che vi do per fare la spesa, spero che non ci sia nessun direttore di ipermercato qui perché se no non torno a casa. Beh, in realtà ci troviamo di fronte a una critica costruttiva che però non fa massa, perché se vogliamo poi veramente cambiare il mercato che non funziona palesemente, dobbiamo essere poi in tanti e orientarlo, perché il mercato, se è vero che vuol dire l'unica cosa che riconosciamo gli economisti, domanda, offerta, prezzo, non funziona, però l'offerta significa produzione, significa lavoro e dobbiamo andare in quella direzione, ma noi dobbiamo esercitare la nostra responsabilità, la nostra consapevolezza, in modo che quel tipo di produzione, quel tipo di offerta vada in una certa direzione, e avremo tanti esempi da dare. Però se non facciamo massa, cioè se questa domanda non si allarga, non si rinforza, non riesce a cambiare niente, questo è il fatto, siamo appunto delle nicchie e la vera sfida è moltiplicarle, e bastano le conferenze che facciamo in giro, secondo me sono importantissime, però devono crescere. Bene, questa è la prima. La seconda è proprio il cambio di mentalità, e io parto proprio dall'economia, dall'eco, no? E questa poi, se volete, è la tesi o la dimostrazione più importante del libro, e cioè chi sono, pensateci, quegli economisti più avanti in questo riconoscimento che le risorse materiali sono, le risorse naturali sono limitate, dunque anche i consumi, quelli che si definiscono non a caso economisti ecologici, Latouche per dirne uno. Latouche è il portatore di un pensiero che, andando indietro, è Georgescu, Hegel, Ivan Illich, cioè c'è una scuola dietro lunghissima, poi lui la pone come una filosofia in realtà, e sono quelli più avanti. Però anche lì si può andare ancora avanti, perché bisogna proprio cambiare il paradigma, l'approccio, l'impostazione, il sostantivo e l'aggettivo poi alla fine, perché è vero, è tutto eco oggi, cos'è eco? È la nostra casa. Allora l'economia, la definizione più semplice, è proprio l'amministrazione, la gestione della nostra casa, dove viviamo. Ci vorrebbe molta più economia domestica forse,
sapete che è una disciplina che si insegnava negli Stati Uniti, non è che io sia proprio un fan, però esiste ancora nel dipartimento di economia agraria che studiavo io, c'era un vicino dipartimento di home economics dove facevano tutta una serie di cose che sarebbero assolutamente interessanti e attualissime: gestione e amministrazione della casa, l'ecologia e la gestione della nostra grande casa, che è il pianeta. Allora, vi sembra logico che anche per quelli che sono i più avanti, che io riconosco come i più avanti, in realtà l'aggettivo l'ecologia e il sostantivo l'economia, come se l'ecologia potesse stare dentro l'economia, e vi sto dicendo di quelli che proprio sono sulla frontiera. Allora forse non sarà il caso di capire che è molto più logico che l'economia stia dentro l'ecologia e che appunto diventi un suo aggettivo, un suo paragrafo, un suo capitolino al servizio dell'ecologia. Quindi l'ecologia economica, e ci saranno anche altre ecologie aggettivate, le ecologie umane, potrei andare avanti a lungo, ma questo basterebbe solo concettualmente per capire che l'economia, che forse ci può servire per stare meglio, dipende cos'è meglio, poi puoi avere anche di più con meno, ed è una categoria soggettiva, poi ne possiamo parlare, però diventa uno strumento, e degli strumenti ce ne sono, che se è al servizio della nostra grande casa capisce quali sono le proporzioni, e allora anche le azioni sono conseguenze, e non solo le azioni ma anche le politiche, perché in questo momento il premier, che peraltro viene da una università, come dire, che è in quella linea lì, forse non è un caso, parlare solo di crescita non se ne può proprio più, ma nel senso, ma proprio dal punto di vista, se ma basta, trovo un altro termine, non posso più ascoltarlo, né lui né il suo, quello che sta un po' sopra, che da questo punto di vista è sempre sulla stessa linea, e neanche quelli che stanno sotto, a destra e a sinistra. Non è un discorso antipolitico, che sia chiaro, io non sono un antipolitico contro, però non, cioè, vogliamo usare un po' la logica, la fantasia, la... Ecco, allora da questo quadro, da questi colori, forse quello che manca, entriamo su questo, ti passo la palla, non per scaricarla, ma... e la politica, perché è possibile che ne stiamo parlando da 30 anni, 40 anni, il libro della Carson è di 51 anni fa, ma se è stato scritto nel 61, anni d'oro, io sono il 61, e quindi la conosco dopo, bene. Dopo ti rispondo su. Cioè vuol dire che molto prima se ne parlava, la frase di Kennedy sul PIL, ma se l'ha detta Kennedy nel 67, sapete cosa c'è a monte? Cioè non se ne può più, perché queste cose siamo anche stanchi di raccontarci. Allora la politica, cioè gli facciamo leggere, io i libri che scrivo sono sempre più corti, nella speranza che sfogliandoli qualcuno capti un messaggetto.